Ciao a tutti, come le emozioni possono renderti felice o infelice? Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 13 marzo alle 20:45 col mio seminario dal titolo Amore e seduzione. Il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordi inoltre ti ricordo altre cose importanti. Che sono l'abbonamento al canale Felicità Benessere per avere visibilità durante le live, l'abbonamento al canale Massimo Taramasco per iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Detto questo, veniamo alle emozioni, croce e delizia della nostra vita. Le emozioni sono veramente la croce e la delizia della nostra vita, perché ci possono rendere felici, oppure ci possono rendere infelici. Le emozioni, quando è che ci rendono felici? Quando non ci sono dei blocchi, quando scorrono liberamente. Quando scorrono liberamente noi siamo felici. Siamo felici. Quando scorrono liberamente noi siamo felici perché andiamo, diciamo così, a sperimentare una sensazione di gioia, energia che si carica, il desiderio si carica e poi attraverso l'emozione, il fluire di questa energia, appaghiamo questo desiderio e quindi ci sentiamo bene. Essere felici significa essere liberi di fare un po' quello che ci pare fondamentalmente. Viverci bene, tranquillamente le emozioni. Dobbiamo però averle queste emozioni, dobbiamo poterle esprimere, poterle vivere, perché se le teniamo sempre compresse non saremo mai felici. Ecco, quindi il motivo della felicità è un equilibrio tra due energie, tra Eros e Thanatos. Eros è l'energia, dell'emozione, l'energia del vivere l'emozione. Se questa energia del conquistare, del piacere di perseguire un oggetto di desiderio, no? Dell'avere un oggetto di desiderio, dell'avere un sogno, questa è l'energia Eros. E poi c'è l'altra energia che è l'energia Thanatos, che è quella che mi uccide, il sogno. È ovvio che tra queste due energie ci va un equilibrio, perché se non c'è equilibrio, se Eros è predominante su Thanatos, se l'energia dell'emozione, se l'emozione, diciamo così, predomina, diciamo, sull'energia, della riflessione, se vogliamo, chiamiamola così, sull'energia della razionalità, allora non saremo mai, ma poi però ne parlo proprio a livello energetico, a livello libidico, quindi sono due energie, un'energia Eros e l'energia Thanatos. L'energia Thanatos è l'energia che mi distrugge gli oggetti di desiderio, è l'energia del disinnamoramento, mentre Eros è l'energia dell'innamoramento. Perché? L'innamoramento va bene, ma se è eccessivo mi toglie libertà, non mi dà possibilità di essere libero fondamentalmente. Non mi dà la libertà, non vivo bene, mi sento infelice. Non so se voi siete mai stati innamorati follemente di una persona, cioè i primi momenti vanno bene, uno si sente bene, magari si sente carico, ma poi se questo innamoramento diventa, questo attaccamento diventa eccessivo, beh, insomma, inizi a soffrire, a non stare più nelle cose, quindi inizi a soffrire. D'altra parte, se non ti innamori più di nessuno, beh, non hai più il pathos. Quando parlo di innamorarsi, in realtà, come dire, parlo di un obiettivo che potrebbe essere anche sublimato in qualcos'altro, ma qualcosa che ti dà la motivazione ad alzarti. Noi nella nostra vita, nella nostra mente abbiamo tre parti, la nostra mente è triadica. Abbiamo quindi l'energia Eros, che è l'energia, diciamo, che propulsiva della vita, del sogno, diciamo così, di vivere l'emozione pura. E abbiamo l'energia Thanatos, che invece è l'energia che vuole distruggere, che non è detto che sia sempre negativa.